Allora, amici di Flash in Cucina, stamattina nel mio giro per ora in Italia vengo a trovare un amico. Sono ad Abbiategrasso e di fronte a me ho Leonardo Titone. Ciao Leonardo. Ciao Sergio. La tua attività, l'Isola dei Sapori, è già dice tutto questo nome. Ma volevo ricordare, e volevo che anche tu ricordassi assieme a me, ai nostri amici, come ci siamo conosciuti. Siamo conterranei, a pochi chilometri di distanza, siamo nati e tu sei da anni ormai trasferito qui al nord, e noi però ci siamo conosciuti in un bellissimo evento, veramente un coinvolgimento nel settore del gusto ad Abbiategusto qualche mese fa, di cui volevo ricordare tu sei stato un artefice. Ci vuoi accennare a questo evento? Sì, l'evento che si è svolto a novembre, l'Abbiategusto, l'abbiamo organizzato assieme allo chef Angelo Franzò, una serata di gala, una delle tre serate dell'Abbiategusto, e poi con alcuni produttori siciliani abbiamo organizzato uno stand dove c'era un bel numeroso gruppo di produttori siciliani che hanno portato tutti quanti roba di qualità veramente E apprezzata da tra tutti. l'altro mi accennavi che è stato veramente un È successone, stato un successone veramente, diciamo, dove i produttori sono rimasti soddisfatti e la soddisfatti stessa cosa tutti. le persone che hanno usufruito e hanno potuto Certo, degustare i nostri prodotti. tutto, sia dalla cena è stata bellissima la firma che hanno voluto del menù dello chef, per cui più anche i prodotti li hanno apprezzati E devo dire, tantissimo. devo confermare perché ho avuto il piacere e l'onore di essere presente sia alla cena e sia poi anche l'indomani sono stato un giorno alla manifestazione e devo Sì. confermare le tue parole. Volevo chiederti un qualcosa di un po' tecnico, diciamo ormai si va per, forse il futuro è veramente questo, la qualità dei prodotti, la qualità dei prodotti autoctoni di ogni territorio. Le aziende pian piano c'è chi lo ha capito prima, c'è chi un po' dopo, eccetera, tanto c'è ancora da fare, c'è chi pian piano sta incominciando a commercializzare veramente ora prodotti di qualità, però sicuramente ancora la strada è lunga. Ecco, per una persona come te che con la sua attività, diciamo che non è soltanto un'attività commerciale, perché proprio gira un mondo sensoriale Certo. attorno al cibo, eccetera. Ecco, come si trova una persona come te che deve poter offrire qui al nord determinati prodotti? Cioè, come le aziende hanno recepito questa esigenza? Trova difficoltà, non trova difficoltà? Raccontami un po'. No, diciamo che le aziende ormai, le aziende di un certo prestigio, cioè anche piccole aziende sono abbastanza, si stanno aggiornando, per cui nella commercializzazione ha capito che commercializzare è proprio vita, vita anche per loro, perché prima erano strozzati dai prezzi bassi, invece adesso hanno valore perché vendono il prodotto, e dico la verità, per cui io con qualcuno trovo difficoltà, ma per la maggioranza sono abbastanza, e vedo che ogni giorno si aggiornano e sono sempre più disponibili, che capiscono che il commercio non ha orizzonti, per cui. E mi fa veramente piacere sentire dalla diretta voce appunto di un commerciante che sta trovando, diciamo, questo terreno fertile perché veramente, ecco, una soluzione anche a un po' di crisi che c'è, è proprio questo, cioè riuscire a dare il giusto valore ai nostri prodotti, però bisogna anche saperli vendere e Saperli farli arrivare nei mercati che li vogliono conoscere e li vendere. vogliono consumare. Invece una domandina così, dopo tanti anni, con l'esperienza che tu hai nel quotidiano con le persone che tanto veramente apprezzano i nostri prodotti siciliani, ecco, ti sei fatto un'idea, qual è il prodotto, qual è la tipologia di prodotto che qui al nord, in quelli di Abbiategrasso, secondo la tua esperienza, ma ovviamente anche che, viene più apprezzato? Allora diciamo che le nostre chicche, proprio le chicche, è il cannolo siciliano che secondo me è al top Assolutamente il il cannolo. cannolo siciliano è al top, ma il vero cannolo siciliano come quello che abbiamo fatto vedere Sì, prima abbiamo è ripreso. al top. Poi abbiamo le nostre olive Nocellara del Belice, il nostro olio, e poi abbiamo anche la cassata siciliana che è un'altra cosa, Ma le ecco, arancine. appunto io mi chiedevo l'arancina. L'arancina è un'altra cosa, perché è un mangiare un primo veloce, ma è un mangiare un primo veloce che qua non conoscevano, perché qua sono nei piatti, invece mangiare da strada così è un primo l'arancino. È veramente, quindi È è molto molto apprezzato, è apprezzato, molto apprezzato. sì. La panella?
La panella anche lei la facciamo in eventi, la facciamo tantissimo e non la conoscono. Qua più conoscono la farinata. La farinata ligure, sì. Però quando gli spiego il tutto apprezzano e l'apprezzano molto volentieri, la mangiano volentieri. A questo punto, prima di andare ai saluti, volevo chiederti, e invece Leonardo Titone, dopo tanti anni, dopo questa esperienza ovviamente che lui sul campo, sia a livello personale sia a livello professionale, ha con questo rapporto che hai col cibo, qual è il piatto che preferisci del nord? Allora, il piatto del nord, diciamo che come piatto abbiamo un risotto con l'osso buco, che l'ho mangiato qua, diciamo, è uno dei piatti veramente di battaglia di qua. E poi non nascondiamo anche la produzione Zola, Gorgonzola, sì. Che qua siamo a Biategrasso, abbiamo il top degli Zola a livello mondiale, per cui è un formaggio che a me piace tanto, è burrinato ed è molto buono. E stai toccando un punto debole, io adoro questo formaggio e mi fa piacere sentire che qua da queste parti abbiamo il top. Posso solo veramente ringraziarti, perché devo dire quest'oggi hai aggiunto un altro Fresh in Cucina, con questa visita a Leonardo Titone, hai aggiunto un altro tassello in questa esperienza, beh, non saprei come definirla, però in questa esperienza che sto facendo in giro per l'Italia. Grazie, 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 e soprattutto grazie per l'amicizia. Grazie a te, Sergio.